Va bene, io ne sono mai stato un giornalista e approfitto di questa mia posizione. Credo che si senta bene, no? No, va bene. E approfitto di questa mia posizione per ragionare non tanto sulle pratiche, anche se ovviamente l'implicazione va a ricadere proprio sulle pratiche giornalistiche, ma sul risultato, cioè qual è il risultato del lavoro giornalistico quando si parla delle migrazioni e delle minoranze. E ovviamente, quindi, dicevo la seconda che hai detto, perché direi che i mezzi di informazione sono complici di tutto questo. Perché parlo del risultato dei mezzi di informazione e quindi sottintendendo in un certo senso mezzi di informazione tradizionali? Perché quando parliamo di discorsi d'odio, parliamo di istanze, opinioni, atteggiamenti che in qualche modo si fondano su una conoscenza del mondo, su una percezione di come stanno le cose nel mondo, e questa conoscenza del mondo ovviamente è veicolata ancora oggi principalmente dai mezzi di informazione tradizionali. Ci sono ricerche che hanno cercato di in qualche modo misurare, tra virgolette, questa cosa. Quella che mi sembra più convincente, non perché conferma le mie opinioni naturalmente, ma perché era sistematica e ha fatto un'analisi su 1.600.000 fonti negli Stati Uniti nel 2008, è un altro contesto, ma è un contesto che ci ha preceduto sull'impatto delle nuove tecnologie dell'informazione, quindi tutto sommato è una cosa che ci parla abbastanza da vicino. E ovviamente quello che viene fuori è quello che un po' già sappiamo, cioè che blog e social media di fatto, più che dare informazioni, commentano le informazioni fornite dai mezzi di informazione tradizionali. Si parla non di gatekeeping ma di gatewatching in un certo senso, e soprattutto che su questo 1,6 milioni di fonti di fatto succedeva che arrivavano prima i media tradizionali a parlare di qualcosa e 2 ore e mezzo dopo circa mediamente arrivava il discorso nei social media o nei blog. Non solo, ma nello scambio tra media di informazione tradizionali, che ovviamente sono la blogosfera e cercano di raccontare anche, che è diventata in un certo senso una fonte a sua volta, e blog, quello che succede è che solo in un 3,6% dei casi i media prendono delle notizie dalla rete. In tutti gli altri casi succede il contrario, è la rete che prende delle informazioni dai mezzi di informazione tradizionali, quindi bisogna per forza partire da qua. E partire da qua, quindi dalla considerazione del fatto che l'agenda degli argomenti di cui si parla, come se ne parla, è prima di tutto stabilita appunto dai telegiornali, giornali cartacei online e da tutte quelle fonti di informazione organizzate che conosciamo da tanti anni. Ora, prima si è accennato molto al discorso di grande attualità, delle fake news. Ovviamente è una semplificazione ragionare sulle fake news, perché le notizie non sono solo vere o false, lo sappiamo benissimo. La rappresentazione della realtà c'entra molto con quello che noi selezioniamo, decidiamo di raccontare oppure no, su cosa mettiamo in evidenza, su quale prospettiva scegliamo per raccontare le cose, in che contesto le mettiamo, a chi diamo la parola, e potrei andare avanti a lungo su queste cose. Allora io, siccome in questa iniziativa Respect Words noi abbiamo programmato questo tipo di incontri, ne faremo 2, poi ce ne sarà un terzo più di sintesi finale, io ho pensato oggi di soffermarmi su un aspetto della faccenda e la prossima volta su un altro, per non ripetermi. Quindi se per caso qualcuno di voi si è prenotato per 2 incontri non sente le stesse cose, perché ci sarò ancora anche la prossima volta. Allora, se dovessimo iscrivere il modo in cui i mezzi di informazione parlano delle minoranze e in particolare dell'immigrazione, c'è tutto un corpo di ricerche, se dobbiamo iscriverlo in uno scenario più generale, che ci dice che i mezzi di informazione tendenzialmente tendono a esagerare i rischi corsi da persone bianche, occidentali, di classe media. Sostanzialmente agitano continuamente delle minacce vere o esagerate o in qualche caso anche inventate, possiamo dire anche per aumentare l'impatto della notizia, visto che il lettore o il telespettatore modello è tendenzialmente di classe media, e
a drammatizzare, ovviamente sappiamo cosa è considerata una buona notizia, l'inaspettato, la drammatizzazione, e servono in qualche modo a solleticare e anche esorcizzare le paure che il nostro benessere ci venga portato via da qualcun altro. In questo modo espongono i pericoli che corriamo fornendo una spiegazione e a volte anche un colpevole. Il problema è che questo colpevole quasi sempre è chi non ha i mezzi simbolici per contrattaccare, per replicare. Quando ci sono stati quella che è stata chiamata la crisi dei rifugiati nel 2015, per esempio in Polonia era uscita questa copertina di questo settimanale che molto chiaramente ci diceva che la donna bianca, il rischio che correva veniva da queste persone tutte un po' colorate. Ma questa è un'immagine molto evidente, molto esplicita, ma di fatto questi erano i temi che circolavano nei media in tutta Europa. E proprio il tema della vulnerabilità delle donne italiane, se parliamo dell'Italia, ad opera di aggressori stranieri, se parliamo dell'Italia, ha sempre ricevuto un grandissimo spazio nei mezzi di informazione. Questo è uno dei tantissimi titoli. La stagione, come ricorderete, 2007-2009 è stata particolarmente aspra da questo punto di vista. E se c'è una blogger che ha aperto questo sito in quanto donna, che segue tutti i casi di femminicidio e ha una banca dati su questo, da cui emerge che nei 500 e passa casi di femminicidio registrati a partire, mi pare, dal 2012, gli italiani che hanno ucciso una donna straniera sono stati 43 e quasi sempre sono stati descritti come persone tranquille, educate, gentili, che salutavano sempre, insospettabili, dediti al lavoro, ai figli, alla famiglia e così via. Gli stranieri che hanno ucciso una donna italiana sono stati 17, molti meno, quasi mai descritti con questi termini, di cui spesso si è pubblicata la foto, mentre invece degli autori maschi di femminicidio fino al 2012 non si pubblicava mai, e dopo un po' di più, ma comunque meno che per gli stranieri. E tuttavia la percezione del pubblico è un'altra, è che sono gli stranieri che aggrediscono le donne italiane, non viceversa. Come mai questa percezione del pubblico così distorta? Ci sono tante ricerche che ci dicono quanto il pubblico abbia percezioni distorte rispetto a tutta la realtà dell'immigrazione. Beh, forse perché, ad esempio, citando un giornale che non è, come dire, noto per le proprie posizioni xenofobe, se ne guardiamo il quotidiano La Repubblica, scopriamo che uno di questi casi di cronaca, l'omicidio della signora Reggiani, che tutti ricorderete, beh, lo ricordiamo tutti, perché vi vennero dedicati nella prima settimana dal suo quotidiano La Repubblica 45 articoli e nell'anno successivo 272. Quando una donna straniera viene uccisa non ha questa copertura stampa, naturalmente. Oppure prendo, sempre in questa stagione, ovviamente particolare, sto toccando un caso estremo, ma che ci dice molto, a volte lo straordinario illumina anche sull'ordinario. Le violenze di Guidonia e della Caffarella ricevettero 82 articoli nella prima settimana successiva alla violenza, sommate, e 176 in un mese. Di nuovo, una donna straniera che subisce violenza, è difficile anche che arrivi sui giornali. Come mai questa insistenza sugli stranieri come pericolo? L'abbiamo già detto prima, in parte perché sono più deboli, non querelano, non hanno uffici stampa, eccetera, eccetera, ma ovviamente ci sono altre logiche e, come già anticipava Marco Pratellesi, la politica conta molto in questo e c'è un fenomeno ben conosciuto mondialmente, ci sono saggi su questo, sulle politiche della paura. C'è quel modo di fare politica che sollecita le paure dei cittadini per motivare, per mobilitare, dare forza a politiche che aggrediscano, diciamo così, il problema paventato come minaccia e promettendo una rassicurazione che solo l'imprenditore politico della paura può fornire. E ovviamente tutti questi articoli comparsi su Repubblica non si spiegherebbero se non considerando che ospitavano l'ondata di reazioni politiche, misure di polizia, proposte legislative, sia dopo il caso Reggiani venne fatta una legge che rendeva più facile l'espulsione dei romeni perché il romeno era stato
l'omicidia, dopo le due violenze che ho citato, invece si fece una nuova legge sulla violenza sessuale. Ovviamente le fonti quindi nutrano queste emergenze che i media espongono e di nuovo diventano i media, in questi casi un po' un microfono di questi imprenditori politici della paura. Il meccanismo è molto efficace e lo possiamo vedere sui media stessi. Il ministro degli interni nel 2009 dichiarava: è l'ora della fermezza, liberiamoci dalla paura, e con questo liberiamoci crea una comunità, no? Con la sua constituency elettorale. E lui però ci garantisce, ci promette la fermezza, che può essere promessa anche nei manifesti elettorali, con un arriva nei nostri, manca solo la tromba della cavalleria, e oppure con questo abbiamo fermato l'invasione. È chiaro che quindi dove si rivendica proprio la propria azione di protezione nei confronti della cittadinanza minacciata. Ora, cosa fanno i mezzi di informazione in questi casi rispetto all'imprenditore politico della paura? Possono ignorarlo? Possono accompagnare le sue dichiarazioni con una serie di dati che le rendono un po' problematiche, che facciano da contraddittorio rispetto a queste informazioni. Possono usare il meccanismo del balance, dar la parola a qualcun altro che farà una dichiarazione che va in un'altra direzione, oppure possono dargli la parola e basta. I mezzi di informazione in Italia fanno una delle ultime due cose: o più spesso si limitano a riprodurre la dichiarazione di questo imprenditore politico, o in qualche caso aprono un contraddittorio che però nelle stagioni come il 2007-2009, dove anche il Partito Democratico aveva eletto la sicurezza come suo tema principale in vista della campagna elettorale, il contraddittorio spesso non è tale, perché anche l'altro schieramento vuol farsi vedere fermo, efficiente, per garantire la sicurezza dei cittadini, e non manca qualcuno che dica che le cose forse non stanno esattamente così. Un altro esempio. Io giornalista faccio vedere l'ennesima rivolta dei cittadini che non vogliono l'arrivo dei profughi nel loro paesello, o l'iniziativa magari ben più partecipata e più numerosa di chi li accoglie? I mezzi di informazione in Italia di solito scelgono la prima ipotesi, e anche comprensibilmente naturalmente, nel caso delle barricate a Gorino e Goro contro 11 secondo alcuni, 12 secondo altri donne profughe, facevano veramente abbastanza impressione, sono state raccontate giustamente da tutti i media. Ma negli stesso giorno a Napoli migliaia di persone rispondevano a un appello per accogliere molte centinaia di profughi che stavano arrivando in nave al porto di Bari portando generi di prima necessità eccetera, e questa è diventata una non notizia. Io ho trovato una foto con Google Image, ma praticamente quasi nessuna notizia. È andata meglio a Milano, dove un'iniziativa di benvenuto, diciamo, davanti alla caserma Montello, come sapete c'era una serie di proteste di chi non voleva l'arrivo dei profughi nella caserma, venne organizzata una grande manifestazione di benvenuto. Questa invece è stata raccontata dai media italiani con molta meno enfasi dei fatti di Goro e di qualsiasi minima rivolta, anche con una decina di persone di cui la metà sono attivisti di qualche movimento xenofobo, è stata raccontata forse perché però, andiamo con esempio Repubblica, Modello Solidale, forse perché l'aveva parlato persino il Washington Post. Questo è il lancio dell'agenzia Associated Press, non si trova più la notizia sul Washington Post, e i giornali italiani hanno raccontato che il Washington Post ha raccontato che c'è stata un'iniziativa alla caserma Montello. Detto in altri termini, quella della Montello poteva essere una buona notizia nel contesto dei populismi, dell'Europa che rifiuta gli immigrati, dei partiti populisti che prendono il 20-30% dei voti, quella era una buona notizia, il Washington Post l'ha capito e gli ha data molta prominenza. E i media italiani si sono accorti allora che poteva anche essere una notizia interessante, ma perché è arrivata da oltreoceano in un certo senso. Riassumiamo quindi. I media fanno delle scelte giornalistiche, selezionano, secondo propri criteri di notiziabilità, che a volte però potrebbero anche essere usati diversamente, raccontano un certo tipo di fatti, danno spazio a certi tipi di dichiarazioni e tendono a presentarci, noi stessi, gli italiani, come in un certo senso vittime dell'immigrazione, di fatto. Tanto è vero che ormai vale la frase nominale estesa: il problema è immigrazione. Ma
migrazioni è anche una soluzione da molti punti di vista, lo è per molti datori di lavoro, che ci piaccia o no, lo è per l'INPS, per esempio. È una soluzione ad alcuni problemi, non è un problema per altre questioni, ma di fatto oramai la frase fatta è il problema immigrazione. Ora, le notizie non sono solo selezione, racconto o non racconto, ovviamente sono anche evidenziazioni, no? Noi possiamo, esistono tanti concetti nella sociologia della comunicazione, per esempio, per descrivere il fatto che noi possiamo dare una certa angolatura alla notizia, tematizzarla, mettere in evidenza alcuni aspetti oppure altri, usare una certa cornice e così via. Ora, cosa viene evidenziato a proposito dell'immigrazione in Italia? Sostanzialmente due temi, uno è quello della criminalità e della sicurezza, di cui parlerò però la prossima volta, invece questa volta mi dedicherò a quell'altro, che è quello dell'invasione, perché di fatto viene chiamata così. E veniva chiamata così anche quando venivano centinaia, forse alcune migliaia di persone. Questo è il 1990, extracomunitari, invasione, si trattava di alcune centinaia di persone, Corriere della Sera. Sbarca l'esercito dei disperati, 1991. Verremo ancora a invadere l'Italia, c'è proprio addirittura la rivendicazione, 1991. In arrivo l'ondata di 1300 profughi, 1997. Profughi, ondata inarrestabile, sempre 97. 98, clandestini un'invasione, e potremmo andare avanti. Mi fermo agli anni 90 per far vedere anche come queste cose inizino ben prima dell'epoca di internet e dei discorsi d'odio, eccetera, eccetera. Allora, cosa è evidenziato degli arrivi? Beh, sappiamo una cosa, per esempio, si parla molto degli arrivi via mare, che non sono la maggioranza, in realtà la maggior parte delle persone arriva via terra, ma per una serie di ragioni i mezzi di informazione ci fanno sempre vedere gli arrivi. Sono più drammatici, ovviamente, la nave e così via. Si parla giustamente delle persone che muoiono in mare per venire qua, migliaia ogni anno. E noi sappiamo nel giornalismo, quando c'è qualcuno che muore, la prima domanda che ci si fa è: beh, chi è responsabile di questa morte? Allora proviamo a chiedercelo, qual è la rappresentazione della responsabilità delle morti in mare. Parlano i media dell'assenza di canali di ingresso legale, dall'inizio degli anni 90 a oggi poche migliaia di persone hanno potuto venire legalmente, immigrare legalmente in Italia, degli altri milioni che sono arrivati dovevano per forza venire legalmente, ma questo non viene quasi mai raccontato. Di ponti umanitari che bisognerebbe costruire nel caso di situazioni di guerra, permettere alle persone di chiedere asilo in luoghi sicuri, gestiti dall'ONU, nei paesi, nelle zone di conflitto, e venire in Italia attraverso canali sicuri. Questa è una cosa che propongono tutte le associazioni di difesa dei diritti umani, è un tema che raramente si affaccia sui mezzi di informazione, eppure la mancanza di questi canali umanitari è la causa principale delle morti in mare. Ci parlano delle politiche di contrasto dell'immigrazione cosiddetta illegale, che sono pericolosissime, raramente, quasi mai. Eppure ci sono informazioni su questo. Questo sito, in lingua inglese, per esempio, ci fa vedere come i governanti europei, quando decisero di chiudere l'operazione Mare Nostrum e passare all'operazione Triton, che voleva dire una limitazione della raggio d'azione, no? Mare Nostrum arrivava fino al largo delle coste della Libia, Triton si limita a pattugliare intorno alla Sicilia e le persone invece più spesso muoiono da queste parti. Quindi si sapeva che il rischio era che restringere il raggio d'azione delle navi che intercettano per cercare di fermarle, ma anche salvando anche delle vite ovviamente, avrebbe voluto dire più morti. E ci sono stati trovati dei documenti, e questo sito denuncia questa cosa, dove si vede che i responsabili europei sapevano perfettamente che avrebbe voluto dire più morti. Hanno raccontato un'altra storia, naturalmente, ma non è stato raccontato questo dai media italiani. Anche in occasione dei più tragici fatti in cui le politiche di contrasto producono direttamente dei morti, l'occultamento della responsabilità di fatto, devo dire, è il risultato maggiore ottenuto dai mezzi di informazione. Il caso più eclatante, è facile raccontare questa cosa, quando ci fu, ricorderete forse nel 97, la guerra civile in Albania, e gli albanesi che cercavano di venire in Italia, di scappare, si sparava per le strade, c'erano state decine e decine di morti, e il governo italiano aveva fatto un decreto per i profughi, gli dava un asilo a tempo, dava un permesso di soggiorno, e la scritta era permesso di soggiorno Albania, se non ricordo male. Potevano venire per 40-60 giorni. Poi i giornali hanno iniziato a parlare
del fatto che arrivavano un sacco di criminali, qualcuno si inventò che era stato, siccome c'era stata un'invasione da un carcere nell'interno dell'Albania, stavano arrivando i criminali, cosa impossibile perché le comunicazioni erano interrotte e non potevano raggiungere la costa. E tuttavia a questo punto il governo cambiò improvvisamente marcia e disse no, vanno respinti, sono emigrati, non sono profughi. Disse che la guerra civile era finita, ovviamente non era vero, che ormai le persone erano profughi, e stabilì un blocco navale al largo delle coste albanesi in acque internazionali, illegale, che l'ONU condannò, chiese di togliere immediatamente questo blocco navale, non si può impedire le imbarcazioni di navigare in acque internazionali. In queste operazioni di interdizione estremamente rischiose, una corvetta della Marina Militare Italiana, la Sibitla, speronò un'imbarcazione albanese che pesava un quarantesimo in termini di tonnellaggio, la rovesciò in mare e morirono 107 persone. Una tragedia, con l'Italia che tra l'altro voleva portare gli aiuti in Albania con la missione Arcobaleno, una catastrofe totale diplomatica, eccetera, eccetera. Eppure i giornali italiani riuscirono, perché ovviamente le fonti che utilizzavano erano quelle del Ministero degli Interni, riuscirono a raccontare un'altra storia. E qua nasce, voi andate a vedere pure negli archivi di vari giornali, scoprirete che l'espressione carrette del mare viene coniata quel giorno, era stata usata due volte in tutto, nei media, in tutti i media italiani fino al 97. Nel 97 il Corriere dice affonda la nave dei profughi, strage, non dice viene speronata dalla corvetta, dice affonda, un verbo intransitivo, le azioni intransitive sono quelle che noi facciamo da soli per conto nostro, e dice collisione tra una carretta del mare sovraccarica del bene, vedete che usa anche le virgolette, e una corvetta, la nostra marina, nostra. E ovviamente carretta del mare preparava un discorso che venne fatto ampiamente nei testi e gli articoli di quei giorni su tutti i giornali, tutti i giornali diciamo mainstream di linea moderata, e questo discorso era che insomma andavano su queste imbarcazioni così fastiscenti e capitava che affondassero, e c'erano anche gli specchietti sulla lunga serie di naufragi dove questo episodio di uno speronamento veniva equiparato ad altri affondamenti di imbarcazioni fatiscenti. Però forse questo non bastava, perché dare la responsabilità a un oggetto insomma non funziona così bene, è meglio trovare una persona, cioè il nemico va impersonificato in qualche modo, e quindi è qua che nasce la figura dello scafista. Lo scafista senza scrupoli, scafisti strage senza fine, salvati oltre 500 migranti, lo scafista apre il titolo, caccia gli scafisti della morte, tre ci minacciavano coi coltelli, costretti con le cinghiate a tuffarsi, 13 annegati, gli scafisti gettano via l'insulina, la piccola ragazza muore male, cioè una panoplia totale di malefatte, di misfatti, di questi scafisti sbattuti in prima pagina, mostrificati, cattivi. Ecco gli scafisti killer che tendono a confondersi con i migranti, faccia da schiavista, e c'è lo scafista, che ovviamente hanno la funzione in qualche modo di mostrificare il colpevole, il responsabile delle morti in mare alla fine, e la sua cattiveria diventa una prova della nostra innocenza, direi, quasi della nostra bontà. Noi li salviamo, come titolo all'Unità. È ovvio, cioè, basta andare a parlare con qualcuno che segue queste vicende un po' più da vicino per capire che non esiste questa... cioè, spesso gli cosiddetti scafisti sono persone che hanno minime cognizioni di nautica, che vengono prese, gli fanno fare il viaggio gratis o pagando di meno per condurre l'imbarcazione. Ci sono tante figure diverse, no? Invece questa distinzione tra il colpevole, lo scafista cattiva, i poveri, i profughi, è una forzatura molto grossa. E poi facciamo il confronto, sostituiamo le parole, pensiamo a passeur, la colpa delle morti nei valichi delle Alpi, quando si dice i migranti italiani, raccontato nel Cammino della Speranza, cercavano di andare in Francia, erano dei passeur, c'erano questi mostri dei passeur. No, i passeur erano persone che ci aiutavano a emigrare. Invece improvvisamente tutti i media italiani hanno costruito questo mostro dello scafista. In generale il racconto delle migrazioni è focalizzato sull'eterno presente dell'incontro, diciamo, sulla frontiera, in mare, dei salvataggi, dei ripescaggi, dei naufraghi, sul recupero. Non si racconta quasi mai niente sul prima,
e nemmeno sul dopo. Cioè, il prima, questi viaggi in cui le persone sono costrette a ogni forma di abuso e di schiavitù viene difficilmente raccontato nelle prime pagine, nei servizi di telegiornale. Il dopo, quando per esempio le persone magari vengono espulse, spesso rimandate in paesi teatro di guerra dove erano oggetto di persecuzione, non viene mai raccontato dai media mainstream in Italia. Quindi noi abbiamo una fotografia del presente sulla frontiera, diciamo così, dove vengono anche forniti una serie di numeri che non vengono quasi mai controllati. Questa è una serie di notizie che appaiono regolarmente, di solito la fonte è il Viminale, ma non solo e non sempre. Allarme del Viminale sulla Libia, 200.000 profughi pronti a partire, però per Frontex sono 500.000, ed era l'anno prima, va bene. Ma nel 2014 abbiamo ben 3 informazioni Alfano che dice fino a 600.000, e invece 2 milioni diventano per il giornale e per il Viminale, di nuovo, quindi la stessa fonte, lo stesso anno erano 800.000. Ogni volta c'è il balletto delle cifre, spesso vengono descritte addirittura come clandestini pronti a partire, clandestini già in Libia, che è piuttosto curioso se ci pensiamo bene. Negli anni 2000 è stata usata tantissima questa espressione, spesso ad opera dei vari ministri degli interni che si sono succeduti. Dunque, queste evidenziazioni da parte dei mezzi di informazione, che risultato hanno avuto? Sostanzialmente quello di agitare la paura dell'invasione, di occultare le responsabilità delle morti in mare, che sono varie e diffuse, di esibire dei mostri stranieri, di portare la telecamera sulla frontiera, ma di non andare a guardare oltre e di non andare a guardare al di qua, se non sulle altre frontiere interne, quelle dei luoghi d'accoglienza, eccetera, eccetera. Cerco di andare veloce perché ho portato via un po' troppo tempo. Però ci sarebbe anche da parlare della prospettiva, da quale prospettiva raccontiamo le notizie, no? È una cosa fondamentale, perché la prospettiva può produrre empatia nel telespettatore o nel lettore, assegna una posizione a chi sta ascoltando, leggendo o guardando, ci interpella, ci dà un ruolo in un certo senso. Beh, è molto facile guardando le immagini. Le immagini sono quasi sempre riprese dall'alto, e sappiamo che l'immagine dall'alto instaura una relazione di superiorità e inferiorità tra chi osserva e chi viene osservato, dall'alto e da lontano, e ci costruisce come persone, in fin dei conti, che non hanno niente a che fare con tutto questo, perché la telecamera sta sempre da un di qua che guarda un di là. Noi li aiutiamo, li salviamo, li rifocilliamo, li curiamo, li esaminiamo, e si crea una distanza che è anche una distanza emotiva, in fin dei conti, perché noi siamo posizionati dalla parte della tuta bianca, non siamo quelli che vengono esaminati. Quando mai abbiamo visto delle immagini di chi sta arrivando e vede le persone? La telecamera messa dall'altro lato non c'è mai. E questo ovviamente costruisce distanza nell'ascoltatore o nel lettore, nel telespettatore. Forse, ditemi voi cosa preferite, io posso andare avanti ancora 5 minuti oppure... Lo faccio? Io sono perché vado avanti 5 minuti, perché è interessante quello che sta dicendo, e vedo che fanno disegno così col capo. Vai avanti. Va bene, poi mi interrompi. Se guardiamo le parole dominanti per descrivere l'immigrazione, di nuovo capiamo qual è questa prospettiva. Pensiamole. Extracomunitaria è una parola che nasce nei dibattiti parlamentari nell'87. Si parlava di paesi extra-CE, poi diventa, con una traduzione giornalistica, un aggettivo, prima persona extracomunitaria e poi un sostantivo. Parola extracomunitaria dice qualcuno che sta fuori, qualcuno che è di fuori. Clandestino peggio ancora, perché anche qualcuno che si nasconde. Non crea alcuna empatia naturalmente, ma anzi crea diffidenza, necessità di controllo, bisogna scovarlo il clandestino in un certo modo. No, poi sappiamo che negli ultimi 2 o 3 anni un po' è cambiato e ci torneremo. Immigrato è qualcuno che arriva, immigra, viene verso di noi, costruisce chiaramente un noi che siamo estranei a tutto questo e un loro. C'è un paese oggi multinazionale come l'Italia, in fin dei conti, che ha 4 milioni di persone circa di origine straniera, si percepisce ancora come un paese etnicamente puro, omogeneo, dove c'è un qualcuno che arriva, immigra, è clandestino, extracomunitario e così via. Naturalmente poi ne parlerà Anna molto più di me, quindi io
non entrerò troppo in questo dettagli, ma ovviamente altre parole, migrante che se non altro descrive un percorso, o profugo che se non altro ci ricorda le ragioni dell'arrivo di molte persone, adesso finalmente iniziano ad essere un po' utilizzate, ma su questo vi parlerà lei, e tuttavia di fatto ci viene scritto continuamente un paese etnicamente puro. Ancora di più negli anni 90, quando non lo era più per niente, c'erano già almeno 2 milioni di persone. Ma guardiamo questi titoli. Nuovo repulisti nella Casbah. Questo è il Corriere della Sera. Le forze dell'ordine non danno tregua alla piccola criminalità che diventa la Casbah. Blitz nel souk di Porta Venezia. Questi esotismi facili, assurdi, perché io non credo che la Casbah sia un luogo dove si spaccia droga, il souk quello in cui si dorme per strada e si vendono merci contraffatta. Torno al souk, vive la paura, coltelli e sangue nella Casbah, un parco a forma di Casbah, voi lo sapete, quella è la forma della Casbah, che darà, ma io non lo so, comunque. Diamole per buone, perché poi c'è anche la Casbah della paura e infine la Casbah Piazza Vittorio. Oppure viene descritto anche come un paese omogeneo dal punto di vista religioso, per cui l'altro che non ha una religione come la nostra diventa improvvisamente un problema. Questa è una cosa che passerà inosservata, credo, a molti di voi, anche a me sarebbe passato inosservata. Integralismo islamico online, oscurati 4 blog in italiano. E uno dice, vabbè, ma io ho sottolineato quante volte è stato usato blog filo-islamici. Riusciamo a pensare alle stesse espressioni dei blog filo-cristiani. Oddio, sono filo-cristiani, quindi terroristi. Questa traslazione della devianza dal terrorista al fondamentalista musulmano al musulmano in quanto tale è tipica dei mezzi di informazione. Qua la vediamo bene, filo islamico è già una notizia di reato in un certo senso, no? Cioè l'espressione basta dire Islam per dire qualcosa che non ci appartiene, che è pericoloso e che va verificato. Ora, su queste cose i giornalisti possono fare delle scelte sulla prospettiva. Per esempio, un giornalista ha avuto un ruolo politico importantissimo in Italia quando decise di andarsi a far rinchiudere nel CPT, allora si chiamano Centri di Permanenza Temporanea, in via Corelli, e raccontare le cose dall'altra parte, da dentro il centro di detenzione, dove succedevano cose inenarrabili, dove chiese immediatamente alla redazione di portarlo fuori di lì. Tu giusto il tempo di poter raccontare qualcosa, perché non era un posto bello in cui stare. Oppure ha fatto il viaggio dei profughi, ha di nuovo raccontato questo viaggio. Queste cose hanno avuto molto più impatto politico di 1000 dichiarazioni di esponenti delle varie fazioni politiche. In particolare il CPT di Via Corelli venne chiuso dopo il reportage di Gatti pubblicato sull'Espresso. Vabbè, concludo. So benissimo che lavorando sui risultati non affronto quali sono le scelte che i giornalisti devono fare ogni giorno, ma perché so che tanto lo faranno a me, le delego tutta la responsabilità, però è solo, lo faccio, è ovvio che per il giornalista che ha pochi, che deve scrivere sei pezzi in un giorno, che guarda l'ANSA, i vari comunicati stampa che arrivano in redazione della Guardia Frontiera, di Costiera, di Frontex, della Guardia di Finanza, e in pochi minuti deve pubblicare l'articolo online prima che arrivino tutti gli altri, fare un lavoro serio di dislocazione della prospettiva, andare a cercare altri punti di vista, altre voci, è una cosa molto complicata che, come diceva Fratellesi, richiede molto tempo, no? Infatti Anna poi vi parlerà di alcuni però banalissimi accorgimenti che si potrebbero adottare, però io volevo semplicemente ricordare a tutti noi che il giornalista non vuole e non dovrebbe fare il passacarte, no? Fare il microfono, come diceva Fratellesi, e neanche essere un venditore di emozioni, la Casbah della paura, eccetera, eccetera, ma dovrebbe essere qualcuno che racconta le cose inquadrando le informazioni in un contesto che consenta, per promuovere, diciamo, una migliore comprensione delle cose e che dia spazio ai vari punti di vista. Questo è quello che dovrebbe fare.